Presidente Bitonci, la Lega Nord come ha votato per la presidenza della Commissione Giustizia al Senato? Ma noi abbiamo continuato dalla prima votazione a votare sempre scheda bianca perché pensiamo che comunque le presidenze devono votarle i gruppi di maggioranza. Noi ci siamo astenuti sulla fiducia e quindi non abbiamo voluto assolutamente votare in Commissione Giustizia come abbiamo fatto poi anche nelle altre commissioni. Il PD pare che sia astenuto, come commenta questo rapporto tra PD e PDL? Ma avevano preso degli accordi in precedenza, se cominciano già sulle commissioni a non rispettare questi accordi, poi sembra che oggi siano stati anche dei franchi tiratori all'interno del Partito Democratico, vuol dire che questa pseudo maggioranza comincia già male. Alla Lega interessano le riforme, proprio oggi per bocca di Calderoli avete chiesto con una mozione che venga al più presto formata la commissione sulla convenzione. Sì, a noi interessa la calendarizzazione immediata di questa mozione che costituisce una commissione speciale per le riforme, ma anche l'inizio dei lavori della commissione speciale per il federalismo fiscale, che speriamo insomma, possa portare avanti tutti quei decreti attuativi che portano a un federalismo fiscale attuativo. Altra battaglia che interessa la Lega Nord è quella sull'IMU. Lei che cosa ha chiesto? L'IMU è una tassazione che va a colpire la prima casa. La prima casa è frutto del risparmio di una vita dei nostri concittadini, non certamente produce reddito, quindi pensiamo che la prima casa deve essere assolutamente esentata dal pagamento dell'IMU.